in questa prova di motori di lusso, il santuario della Madonna del Sasso con il suo fascino romantico. Bella è la sua atmosfera lacustre. La vettura che ci accompagna in viaggio, Maserati Ghibli Trofeo. Omegna e i suoi colori accesi. E ancora, Orta San Giulio e Villa Crespi, meraviglie da contemplare. Il santuario della Madonna della Bocciola e la sua vista mozzafiato. Cavallotta Golf Academy di Novara, il campo pratica in cui apprendere l'arte del golf. Il lago d'Orta e il suo charme, una meraviglia che riempie il cuore. Un viaggio lungo un'emozione attraverso uno dei luoghi più romantici e suggestivi di tutto il nord Italia. È qui che va in scena la nostra prova di Maserati Ghibli Trofeo, ovvero sul lago d'Orta, una vera perla che il mondo ci invidia e che vi portiamo con noi a scoprire adesso proprio da dove ci troviamo, ovvero dal santuario della Madonna del Sasso, che andiamo ora a conoscere insieme. Situato in cima ad un alto piano da cui domina il lago d'Orta, il santuario della Madonna del Sasso fu edificato nella prima metà del XVIII secolo su uno sperone roccioso. L'attuale complesso fu eretto nel 1706 per volontà di Pietro Paolo Minola, un facoltoso ricco commerciante che, per via di una grazia ricevuta dalla Madonna, finanziò l'edificazione del santuario. I lavori iniziarono verso il 1725. Nel 1748 fu completata la chiesa, il campanile e la casa furono invece terminati nel 1760. Venne poi consacrato nel 1771 dal vescovo di Novara. Caratterizzata da uno stile barocco e a croce greca, al suo interno la chiesa mette in mostra architetture e affreschi davvero molto ben conservati e realizzati dal pittore e architetto Lorenzo Peracino. Due altari laterali accompagnano verso un altare sul quale fu posta la deposizione di Fermostella da Caravaggio, mentre un organo domina l'ingresso dall'alto. Nel 1998, in occasione del 250° anniversario, il complesso fu interamente restaurato, mentre nel 2021 è stata operata una revisione degli spazi. La nostra Maserati si lascia a questo punto alle spalle il santuario piemontese per percorrere il tratto discendente che dalla sommità dello sperone granitico, che dall'alto domina il lago d'Orta,
ci conduce attraverso una guidatissima e suggestiva strada composta da curve e tornanti in direzione di una delle superfici acquatiche più affascinanti e romantiche di tutto il nord Italia. È la città di Omegna, con i suoi colori sgargianti, ad accogliere la nostra Maserati Ghibli Trofeo, che attraversa la stessa per poi lasciarsi ammirare al centro di questa. Il nostro percorso lungo il lago d'Orta ci conduce ora a Omegna, una delle cittadine più importanti e grandi di questo lago e che offre numerose proposte interessanti in termini di vita sociale, oltre che immancabili scorci da cui lasciarsi ammaliare. Affacciato sul lago d'Orta, Omegna è un comune da oltre 14.000 abitanti e che si caratterizza per colori vivaci e per scorci incantevoli. Situata ai piedi del Monte Mottarone, che la sovrasta dominandola dall'alto, la città di Omegna rientra nella provincia del Verbano Cusio Ossola e non può mancare tra i vostri must da visitare se vi trovate a fare turismo lungo le sponde del lago d'Orta. Pressione sul pulsante start e l'otto cilindri italiano torna a ruggire. Ci lasciamo a questo punto alle spalle quest'area del lago per arrivare poi a Orta San Giulio, che ci accoglie a partire da Villa Crespi, un simbolo stesso di questo meraviglioso borgo nel quale Maserati Ghibli Trofeo torna in tutta la sua bellezza a lasciarsi ammirare. Orta San Giulio, uno dei borghi più affascinanti di quest'area e oseremmo dire dell'Italia intera. Una meta imperdibile se vi trovate a passare da queste parti. Con il suo fascino romantico, Orta San Giulio incanta visitatori da ogni dove. Meta turistica tanto per gli italiani quanto per gli stranieri, è una perla di rara bellezza all'interno del lago d'Orta. Caratterizzato da grande quiete, nonché da incantevoli scorci romantici, questo comune da poco più di 1200 abitanti ammaglia e affascina chiunque lo venga a visitare. A partire da Villa Crespi, che domina il borgo dall'alto, un bellissimo edificio con hotel 5 stelle lusso e con un ristorante gestiti niente meno che da Chef Cannavacciuolo, e che non può non attirare il vostro sguardo sin dall'istante in cui entrate in paese. Questa dimora, eretta nel 1879 per volontà di un esponente di spicco della famiglia Crespi, che operava con successo nel settore tessile, si caratterizza per uno stile moresco e si estende su tre piani finemente decorati e sovrastati da un magnifico minareto. La conversione in albergo avvenne intorno alla fine degli anni 80 del Novecento. Al centro del lago, dinanzi alla piazza del borgo, troviamo l'isola di San Giulio, un isolotto con un perimetro di circa 650 metri, occupato in maniera preponderante dal suo monastero e caratterizzato da un fascino suggestivo ed ammagliante, in grado di togliere il fiato e che ha ispirato numerose opere, tanto letterarie quanto cinematografiche.
Ma Orta San Giulio è soprattutto quiete dell'anima, pace dei sensi. È colori e architetture che fanno rappacificare il cuore all'interno di uno scenario naturale fiabesco. È una magia di contrasti che si amalgamano in un'atmosfera da sogno, che altro non attende che accogliere sognatori da ogni dove. Mettiamo le mani sul volante, con il vuoto Maserati che torna a ruggire, e abbandoniamo a questo punto Orta San Giulio per dirigerci verso il santuario della Madonna della Bocciola, ove la nostra Maserati Ghibli Trofeo torna a lasciarsi ammirare in cima ad un suggestivo promontorio da cui dominare con fierezza la maestosità del lago. Nato per commemorare l'apparizione della Madonna ad una pastorella di nome Giulia Manfredi nel lontano 1543, il santuario della Madonna della Bocciola è situato a Vacciago, una frazione di Ameno, e si caratterizza per uno stile elegante e d'impatto. La leggenda racconta che la Madonna promise favori trascendentali agli abitanti del paesino in cambio di devozione e preghiera, astenendosi dal lavoro al sabato per prepararsi al momento religioso della domenica. Lo stile neoclassico attuale arrivò con il tempo man mano che il santuario crebbe. Abbandoniamo a questo punto il lago d'Orta per mettere le ruote in direzione della città di Novara, uno dei più grandi capoluoghi di provincia di quest'area, per dirigerci finalmente verso un altro punto di interesse del nostro viaggio, ovvero l'impianto polisportivo su cui sorge Cavallotta Golf Academy. E dopo aver conosciuto il lago d'Orta e alcune delle sue perle, passiamo ora attraverso la città di Novara, dove insieme a Ghibli Trofeo andiamo a conoscere una realtà molto elegante e raffinata di questa zona, ovvero Cavallotta Playground and Cuisine e Cavallotta Golf Academy. Concepito come un campo pratica molto smart, Cavallotta Golf Academy nasce per soddisfare l'esigenza di praticare questo meraviglioso sport nella città di Novara. Situata in una location storica, seducente e predisposta per appuntamenti di classe ed eventi, sorge nel luogo ideale in cui vivere il golf all'interno del capoluogo di provincia piemontese. Il contesto è quello di Cavallotta Playground and Cuisine, una location di grande interesse e ben nota in questa città. All'interno dell'area troviamo un ottimo ristorante, una piscina con ampio giardino e i circoli di padel e tennis, una location che inoltre ben si presta anche agli eventi, che vengono effettuati sia nell'ampio e curato giardino che in alcune sale interne. Insomma, un luogo in cui immergersi appieno per rilassarsi e che non potete non mettere tra i vostri must se vi trovate a passare per queste latitudini,
e in cui concedersi una piacevole pausa in cui poter godere di esperienze enogastronomiche e sportive, oltre che in cui poter migliorare le capacità sul campo da golf. Giunge però a questo punto il momento di un incontro davvero ravvicinato con la vettura che ci sta accompagnando in questo percorso, ovvero una delle berline più pepate e pregne di carattere sportivo attualmente disponibili sul mercato. Ladies and gentlemen, ecco a voi a questo punto Maserati Ghibli Trofeo. Muscolosa, possente e pregna di carattere, è Maserati Ghibli Trofeo, il top di gamma della berlina del tridente. Una vettura grintosa, maschia e che non manca mai di attirare a sé attenzioni e sguardi. Questo anche grazie ad un design elegante e sportivo, che trova il suo cardine stilistico in una sezione frontale dinamica e aggressiva, nonché dominata da una mastodontica griglia anteriore con lamelle verticali e tridente al centro, ed affiancata sia dai gruppi ottici che combinano LED a xenon, che dalle prese d'aria poste ai lati del paraurti. Le fiancate, massicce e nervurute, evidenziano invece i loghi trofeo e le feritoie di estrazione di colore rosso, un cromatismo che ritroviamo anche nei loghi apposti sui montanti posteriori, nonché le nervature che attraversano le portiere e numerosi inserti in fibra di carbonio, tra cui le maniglie porta, i montanti centrali e le cover degli specchietti retrovisori. Notevoli anche i cerchi da 20 pollici, gommati 245-40 davanti e 285-35 dietro, alle cui spalle si lasciano osservare le pinze rosse del potente impianto frenante. La sezione posteriore suggella lo styling mascolino che domina sull'intera vettura, tanto grazie ad un estrattore in fibra di carbonio che ingloba ai lati le quattro uscite di scarico, quanto grazie ai gruppi ottici a LED, nonché uno spoiler in CFRP e tutta una serie di giochi di volumi ben amalgamati tra di loro. Ma il vero protagonista di questa vettura pulsa al di sotto del maestoso cofano, che porta al debutto due inedite feritoie di estrazione. Si tratta di un 8 cilindri a V da 3,8 litri con iniezione diretta, in grado di sviluppare 580 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia. Valori questi che vanno a tradursi in uno sprint verso i 100 km/h con partenza da fermo in 4,3 secondi e in una velocità massima di 326 km/h. Valori che vengono trasferiti alle ruote posteriori, che dispongono peraltro di differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato tramite un cambio automatico ZF a 8 rapporti. La tecnica, invece, parla di sospensioni anteriori a quadrilatero, con doppio braccio oscillante, ammortizzatori Skyhook e barra antirollio, e di multilink a 5 bracci, ammortizzatori Skyhook e barra antirollio per le sospensioni posteriori, il tutto per 1969 kg di peso in ordine di marcia. Completano la dotazione il sistema di controllo integrato del veicolo IVC e tutta una serie di cromature brunite e di elementi in piano black. Aperta la portiera, si fanno invece notare i rivestimenti in pelle nera per gli accessi a bordo e rossa per le sedute, queste ultime, nella versione da noi provata, riscaldate, nonché ventilate davanti. La fibra di carbonio domina invece anche l'abitacolo per numerose componenti,
insieme agli immancabili inserti metallici e all'impianto audio Bowers & Wilkins. L'interfaccia uomo-macchina è consentita da un touchscreen centrale da 10,1 pollici che permette la gestione dell'infotainment, oltre che da una strumentazione che combina elementi analogici a quelli digitali. Gli ADAS sono molto completi e ben efficienti, molteplici, come al solito, i driving mode, che aggiungono in questo caso la modalità corsa, nonché il launch control. Molto buona la triangolazione di guida, con un volante che mette alle 9 1/4 tutto il necessario, nonché perfetto per diametro. Si potrebbe richiedere qualcosina di più, solo dallo spessore della corona. Sempre ottima anche la capacità di carico. Elegante, sportiva e graffiante è Maserati Ghibli Trofeo, ovvero il top di gamma attualmente disponibile all'interno del listino della Casa del Tridente per le proposte Ghibli 4 porte e Levante, e con cui siamo andati alla scoperta delle meravigliose strade che percorrono il Lago d'Orta. Lo sterzo, molto preciso, sposa un assetto ben bilanciato e pensato in condizione standard per affrontare senza problemi dossi e imperfezioni del manto stradale, oltre che per garantire una fruizione più quotidiana e trasversale della vettura. Certo, in tale setting i movimenti di rollio sono decisamente avvertibili, quindi se si decide di divertirsi davvero nei tratti guidati, diviene imperativo optare per la modalità sport delle sospensioni, allo scopo di assecondare le richieste del driver. A dir poco fulminee le cambiate, grazie ad una trasmissione super precisa ed estremamente rigorosa negli innesti. Notevole anche l'impianto frenante, modulabile, ma al contempo soprattutto potente. Svariati i setting che permettono di declinare Maserati Ghibli Trofeo a seconda delle esigenze del guidatore. Si parte dalla modalità normal, ovvero quella in cui siamo ora, quella più vocata all'utilizzo quotidiano e alle funzioni di rappresentanza. In tale driving mode, motore e sospensioni consentono una fruizione molto rilassata e quotidiana, a patto ovviamente di non esagerare troppo sull'acceleratore. Il motore presenta un'erogazione progressiva e lineare, ma se si va ad affondare ovviamente con maniera più decisa il pedale del gas, esprime tutto il suo potenziale, particolarmente dai 4000 giri al minuto. La schiena di questa unità turbo compressa diviene davvero marcatamente sensibile, facendo così emergere tutto l'animo sportivo di Maserati. La sonorità in abitacolo diviene più marcata nella fascia alta del contagiri in questa modalità. L'insonorizzazione di questo cockpit infatti è stata fatta veramente molto bene, forse fin troppo. A nostro avviso infatti sentire un po' di più la voce del vuoto all'interno dell'abitacolo sarebbe stato apprezzabile. Basta inserire però la modalità sport del motore per far cambiare la musica. Come sentite, sempre girando molto in alto, la sonorità dell'8 cilindri a V italiano diviene immediatamente più demarcata
e graffiante, e globalmente la vocazione dinamica della vettura diviene sensibilmente più sportiva, la schiena diviene davvero pazzesca. Sentite che sound questo motore, qualcosa di sensazionale, la sensazione di spinta e di trazione che si ha in uscita di curva, e la precisione dinamica di guida consente davvero di soddisfare l'utenza più sportiva. Anche la velocità di cambiata è qualcosa di sorprendente, mamma mia che roba che è in uscita di curva quest'auto, ha un allungo davvero pazzesco. Questa è ovviamente la modalità più sportiva di quelle disponibili per l'uso stradale. Se invece si dovesse desiderare di andare in pista o di esprimere le massime potenzialità di quest'auto tra i cordoli, c'è la modalità corsa che si attiva tenendo schiacciato più a lungo il tasto sport e che disabilita l'intervento delle SP e di gran parte dei controlli elettronici per massimizzare tutto il piacere di guida, ma ve lo consigliamo in un impiego sportivo in condizioni di guida più sicure in autodromo. La modalità ICE, che addolcisce la risposta di sospensioni e motore, è invece quella dedicata alle condizioni di guida in aderenza precaria, che però noi non abbiamo riscontrato nel corso del nostro test, in quanto svolto in condizioni meteorologiche pressoché estive. Beh, che dirvi ancora in merito a questa strepitosa vettura? Pensiamo di avervi detto praticamente tutto quello che serviva. Quindi da Alessandro Colombo a bordo di Maserati GT Trofeo è tutto, non mi resta che invitarvi a continuare a seguirci su tutti i nostri canali social, oltre che sul sito www.motoridimusso.com. Alla prossima, ciao a tutti! Il nostro test drive a questo punto è giunto al termine, ma c'è una sorpresa. Dopo aver vissuto questa esperienza insieme a noi, vi invitiamo ora a viverla in prima persona. Come? Tramite l'experience che troverete in vendita sul nostro sito. Maggiori informazioni arriveranno a breve. Stay tuned! Il sole cala nuovamente sul Piemonte incantato, mentre Maserati Ghibli Trofeo saluta definitivamente questi spazi, lasciandoci in attesa del prossimo Luxury Test che verrà. Restate con noi, grandi novità sono in arrivo per emozionarvi sempre di più.